Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Amber the Gamer e con Jack stiamo spostando il Quetzal, ebbene sì, mi serve spostarlo in questa roccetta un po' più in basso, tanto dovrei riuscire poi a risalire a piedi da sola, perché sopra dobbiamo iniziare finalmente, aiuto, non ti muovere così, a costruire la gabbia, aia. La gabbia per poter addomesticare i lupi. E quindi mi serviva un pochino più di spazio. Aspetta, ce la facciamo? Sì, che ce la facciamo. Che scalatori che siamo. Eccoli, così il Quetzal se ne sta lì e noi ce ne stiamo qui a costruire la nostra trappola. Adesso aspetta che c'è un pieno di cristalli qua sopra, me li raccolgo un pochino, poi me ne lascio un po' per dopo. Che schifo non fanno. Ok, perfetto, ora che abbiamo liberato un pochino l'aria possiamo costruire in tutta tranquillità. Allora, vediamo un pochino come partire, perché mi serve un po' più di spazio da questa parte, in modo da avere appunto manovra, da potermi muovere facilmente per sparare in faccia alle bestie chiuse nella gabbia. Mi sono spiegata malissimo, però va bene, avete capito. Ok, sono concentrata, a me le costruzioni mettono in crisi. Aspetta, oh, no. Ok, dritto, perfetto. La faremo non tanto grandissima, ovviamente, tutta piena di finestrelle, perché così appunto possiamo sparare in faccia alle bestiole e ci faremo ovviamente una porticina per poter poi entrare e dargli tutti i narcotici e la primate che riusciremo a raccogliere dai mammut. No, aspetta, una, due, tre, sì, ok. Perfetto, ok. Ok, allora noi qua abbiamo quasi finito. Aspetta che me l'ha messo storto. Vabbè, che non è che deve essere bella da vedersi, è una gabbia, però l'ha messo dritto. Aspetta, sì, l'ho messo dritto. Vabbè, chi se ne frega, oh, alla fine è una gabbia. Oh, però guarda, no, vabbè, che tramonto meraviglioso che c'è. Ma è bellissimo. Guarda, aspetta, guarda che scena fighissima. Guarda che scena super fighissima. No, mi piace un botto, aspetta, no, così. Ok, così è una figata, mi piace. E dopo aver fatto gli scemi per un quarto d'ora davanti al tramonto, no, non si passa da qua, si è fatta ovviamente notte, Jack ha fame e Jack ha freddo. Perché hai freddo? Hai l'armatura in pelliccia, non dovresti avere freddo. Comunque, la nostra trappola è finalmente finita, ci manca solo appunto la porticina. Dopodiché siamo pronti domani mattina per andare a raccogliere un po' di lupacchiotti là sotto con il nostro Argentavis, buttarli nella gabbia e poi addomesticarceli in tutta tranquillità. Ok, allora è la mattina successiva e non è praticamente quasi neanche sotto il sole, vedete c'è pochissima luce. Però laggiù ci sono due lupacchiotti che io vorrei prendere. Aspetta, fammi vedere che non ci siano altre bestie brutte in giro, che io lo so che all'improvviso poi mi attaccheranno da tutte le parti. Ok, allora non sembrano esserci altre bestie brutte, quindi vediamo un pochino come siete, dove siete. Soprattutto una femmina 72 mia e una femmina 48. Ah, volevo la coppietta, ma non importa, va bene anche la coppietta di femminucce. Ovviamente non potremmo avere i cuccioli, però vabbè. Aspetta, fammi mettere giù in passivo, che mi sono dimenticata. Il Quetzal l'ho messo in passivo, ma giù mi sono totalmente dimenticata. E visto che ci mozzicheranno, va a finire che poi lei ce li attacca e uno dei due ci muore. E vorrei evitare. No, aspetta, dov'è? Ok, qua. Perfetto, passivo, grazie, ottimo. E sentili già che ululano, perfetto, mi stanno già seguendo, ottimo. Ok, sono abbastanza vicini, vediamo di prenderne uno, ok, perfetto, chi è? Chi è? La femmina 72, mi sembra la femmina 72. Bene, contenta, sono contenta, aia però mi fai male, aspetta, Gio, abbi pazienza. Dammi un secondo, cerchiamo di buttarla bene dentro alla prima. Ebbene sì, ce l'ha fatta, perfetto, ok. Ah, che avevo paura mi cadesse di sotto, poi ci moriva magari. Ciao piccola lupacchiotta, ciao, ma come... guarda come corre, guarda come va avanti e indietro per la gabbia, perfetto. Ora noi... signora passa di qua per favore, quando... No, si è fermata di là, salve. No, ma mi prende in giro? Aspetta, no, però stai calma. Ma tu non dovresti cercare di attaccare me, no. No, se la prende con la costruzione... Ah, va bene, noi ti pigliamo da qua, non importa. No, senti, la poverina piange, come la colpisco, mi fa pena però. Non importa, dai, tra un po' starei meglio, te lo giuro. Aspetta, poi ce ne andiamo a raccogliere un bel po' di primate, che ci sono i mammut qua sotto. Non attacca a me, se la prende con la gabbia. Sì, ho beccato il muro, vabbè, narcotizziamo le pareti. Se la prende con la gabbia. Vabbè, oh, finché se la prende con la gabbia, che bello. Noi continuiamo a spararle molto tranquillamente da qua. Nel frattempo la bestia qua è impazzita e sta facendo il giro tondo dentro la gabbia. Non si ferma un secondo, continua a girare in tondo.
e noi la prendiamo al volo, al volo. Guarda, ci cade al volo, ci cade al volo. Addormentata, ciao Pucciola, che bello, che bello. Mi piacciono questi addomesticamenti così facili, veloci, semplici, senza troppe rotture di balle. Certo, la nostra Gio poverina ci ha sofferto un pochino all'inizio, però adesso andrà tutto per il meglio. Dobbiamo solo sterminare quei 2-3 mammut, raccogliere un po' di primate e poi siamo a postissimo. Oh, e noi abbiamo il buffet praticamente sotto casa. Fammi sempre controllare che non ci siano altre genti brutte, no? C'era il lupo prima, però l'altro. Dov'è? C'ho i dubbi, ho paura che mi assalga all'improvviso. Aspetta. Qui cosa c'è? Aspetta, c'è il... aspetta, c'è il cervo, come si chiama? Il megalocero. Aspetta, fammi vedere se mi dà prime. Salve megalocero. Salve, scusi, scusi, è una scena orrenda questa, è una scena orrenda, la stiamo trucidando. Era anche livello 74. Vabbè, poverina. Non ci ha dato... aspetta, no, non volevo fare questo, volevo entrare... Oh, non ci ha dato primate. Maledizione, speravo di sì. Niente, allora andiamo a prenderci i mammut laggiù in fondo. Aspetta che gli spariamo col fucilozzo prima. Ok. Mi piace questo fucile, mi piace tanto. Mi piace veramente tanto, è una goduria utilizzarlo. Sì, però non ci va giù il mammut, vabbè che l'interrimo. Cioè, guarda quanto... tranquilli, tranquilli. Uno ci è andato giù, perfetto. Vediamo quanta primate ci dà intanto. Ah, ci beccherà l'altro, ci beccherà un po' l'altro. Ci beccherà... ah, aspetta, no, non mi ha preso. No, non mi ha preso. Bene. Ok, iniziamo a dare un po' di primate alla nostra lupacchiotta bellissima. È pochina, ciccia, lo so. Aspetta, ora te ne andrò a raccogliere altra. Però intanto volevo far partire l'addomesticamento, che è già al 20%. Ma come siamo contenti. Ma che bello, santa primate, santa primate. Aspetta che chiudo, che non si sa mai, non so perché, in realtà non ha senso qua in alto. Però chiudiamo per sicurezza. Guarda che c'è l'altro mammut ancora incacchiato con noi, mi sa. Oh, sta litigando con l'altro lupo. Sì, decisamente stanno... no, non stanno più litigando perché mi ha fatto fuori la lupacchiotta. Ma no! Ma brutto mammut del cacchio, ma me la volevo addomesticare questa. No, è la mia. No, sei un maledetto, aspetta. Adesso la paghi, adesso la paghi. Tanto è già ferito, basterà. Infatti, bastano un paio di colpi e adesso tutta la primate è nostra. Aspetta che mi mangio anche il lupacchiotto, poverino. Almeno non andrà sprecato. Ok, e ci prendiamo 6 di primate. Non ne raccogliamo tanta però, Non ne raccogliamo tanta quanto vorrei. Allora, qua il lupo ha lasciato... aspetta, un inventario, sono curioso. Ah, vabbè. Non è che ci sia niente che ci serva. Pensavo ci fosse roba interessante, invece no. Vabbè. Ok, diamo il resto della primate alla nostra lupacchiotta Pucciola. Ciao bella, che tenerezza che mi fai, che tenerezza, non vedo l'ora. Di nuovo 40, cioè è salita di nuovo, 40% di addomesticamento, grande, grande. Con la primate ci mettiamo un sacco. Inoltre ha una barra del torpore abbastanza alta. Sì, quindi direi che gli diamo un paio di narcotici e vediamo di andare a vedere se in zona ci sono altri lupi. Perché quella che era là sotto, purtroppo, il mammut ce l'ha fatta fuori. Maledetto mammut, ma tanto l'ha pagata cara. Allora, un po' che gironzolo e lupi non li ho visto, però là c'è un bel T-Rex, livello 45, che no, non mi voglio addomesticare. Però vorrei far cadere giù di sotto, perché questa zona è tanto tranquilla. Vorrei che rimanesse tale, signor T-Rex, la prego, non faccia così. Si butti di sotto senza troppe... no, aspetti, ma non ce l'aveva con me? Con chi ce l'ha? Perché non segue me? Oi, oi Lillo! Seguimi! No, ce l'ha con il megalocero. Ce l'ha con un povero megalocero che sta tentando la fuga. Sta scappando verso la salvezza. Aspetti che cerco di salvarla, megalocero. Aspetti, aspetti che casino. Aspetta, 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 aspetta. No, vabbè, guarda, c'è il megalocero che sparisce sotto la neve. Guardalo e spunta di nuovo. Ma dai. No, ma T-Rex, aspetta. Aquile che lottano con, aspetta. Lupi, no, tigri, cosa sono? Uno era un lupo, le altre sono tigri. Ma ci stanno morendo tutti. E qua cosa abbiamo? Qua abbiamo un meraviglioso carno alfa. Ciao carno alfa, fammi vedere un attimo di che livello sei. Un bel carno alfa livello 50. Mi sa che questo cerchiamo di attirarlo giù di sotto. Sì, decisamente sì. Salve. Lei si arrabbia tanto con me, vero? Sentilo, pom pom, lei si arrabbia tanto. Mi segua che la porto verso un posto tanto bello. Le insegna a volare, forse. Guarda come carica, guarda come carica con quelle corna illuminate di rosso, malefiche. Sembra un diavolo, guardala. Aspetta, 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 aspetta. Ce la fai? Lillo, ce la fai? Dai, vieni, vieni, vieni. Ce la fa? No, non ce la fa.
No, dai, Carno Alfa, ma così? Aspetta, no, ce la fa, aspetta. Mi stavo finendo in bocca, invece no, ci cade lui. Ciao, Carno Alfa, buon viaggio. Oh, se la prenderà con qualcuno là sotto, mi sa, vedo un'altra bestiola innocente, sì. Sì, la sta inseguendo, ah, un megalocero, mi sa, non sono sicurissima, ma penso di sì, vabbè. Buon appetito, Carno, e mi dispiace, Meg. Altre bestie che rotolano di sotto, bene. Allora, abbiamo fatto un giro veloce, però lupi per ora non ne abbiamo visto, a parte quelli che si stavano mangiando le aquile. Ma nel frattempo la nostra lupacchiotta qui si è addomesticata, quindi la tiriamo subito fuori dalla gabbietta. Aspetta che non voglio farla cadere di sotto, la lasciamo qui, ok, perfetto. Che bella, ciao lupacchiotta. Così abbiamo liberato la gabbia e ora ci prendiamo l'altro. Oh, ma ciao. No, è bellissima, mi piace tantissimo, è tanto pucciosa. No, vabbè, guarda che occhietti e che musetto. Aspetta, devo andarmi subito a fare la sella. State fermi lì. Aspetta che torno subito. No, stavo scherzando. È vero che non serve la sella per il lupo. È vero, io me l'ero dimenticato. Si cavalca a pelo. Che bellino, guardalo. E ora non ci possiamo fare grandi giri perché non abbiamo tanto spazio qua, ovviamente. Aspetta, anzi, facciamo le manovre piano piano. Guarda come ci sale in fretta, però bene, molto bene. Poi la testeremo molto meglio una volta che avremo riportato tutte le bestie a terra, una volta addomesticate, ovviamente, perché ne voglio altre. Ciao, bellissima! Ok, allora, per evitare che qualche bestia... Sfera poche funziona, però, ok. Qualche bestia venga a rompere le scatole, magari qualche creatura volante, qualche aquilotto, rompa le scatole al lupo che poi, ovviamente, si andrebbe a buttare di sotto... Io mi sa che la metto un attimino dentro la nostra sfera poke magica, così possiamo andare a caccia di un altro lupacchiotto in tutta calma. Perfetto. Ah, la primate, la poca primate che le era rimasta al lupacchiotto è già scaduta, però vabbè, fa nulla, tanto direi che possiamo andarne a raccogliere altre senza nessun problema. Allora, lupi ancora niente, però Rex e Carno a perdita d'occhio, cioè è pieno. È pieno, non c'erano bestie, cioè io mi dico, no vabbè, ho fatto un giro prima e non c'eravate tutti voi. Non c'eravate, ma dai. Guarda, stanno trucidando tutte le creature della zona, ma che pizza. Come minimo mi hanno fatto fuori tutti i lupi, ma litigano Carno e lupi? O T-Rex e lupi? Guarda, altri due Rex qui, con i Carno, ma basta. Sì, Jack, mangiamo che ci consoliamo col cibo noi. Aspetta lupi che hanno appena fatto fuori un Rex, ok. Vediamo se riesco a inquadrarli. Livello 10 no, livello 10 no, sono di livello basso. Carno livello 10, tutti livello 10, ah no, un Carno livello 50, che bello. Ma guarda lì qua sotto che stanno inseguendo megaloceri. Aspetta che non riesco a inquadrarti, aspetta, fatemi posizionare un attimino meglio. Questo 13, no, direi di no. Laggiù, aspetta che vedo gente. Aspetta, livello 10. Non riesco a capire, sì, era livello 10, no, che schifo. Ma tutti livello 10, lupi, 13, 10. No, aspetta, da qua non riesco a inquadrarti. Manco per una cippa. Un maschio 72 mio, vieni qua. Ciao piccolo, sì, aia, mi farà tanto male, lo so. Casa dov'è? Oddio, aspetta che mi sono persa. Aia, sì, lo so, hai ragione. Aspetta, no, mi sa che è per di qua a casa. Sì, è per di qua. Aia, mi sta facendo tanto male, povera Gio. È laggiù. Dai, aspetta. Ci facciamo inseguire. Aspetta che lo molliamo giù. Piano, che non voglio fargli troppo male. Però sta facendo tanto male a Gio. Lupo, seguici un po' più vicino, così Gio soffre meno. Poi ci segui? Ah, sì. Ok. Ora corre, perfetto. Ok, l'abbiamo avvicinato tanto, ma Gio sta finendo la stamina. Oh, per un pelo, cacchiarola, ciao, sì, ci ha seguito fin qua sotto, perfetto. Gio, abbi pazienza, ti ha fatto tanto male, mi rendo conto. E mamma mia, proprio per un pelo siamo riusciti a salire. Aiuto, devo stare più attenta alla stamina, me ne dimentico in continuazione. Ok, perfetto, vediamo di acchiappare anche questo bello pacchiotto. Vieni, tutto mio, sì, che bello, aia. Sì, per Gio un po' meno bello. Aspetta che sta fermo. Aia, non è vero, non sta fermo, aspetta. Ah, no, mi sa che ho mancato la gabbia. Aspetti. No, aspetta, non si buttare di sotto. Chiappalo al volo, Gio, chiappalo. Sì, certo, vabbè, domani. No, speriamo non si sia fatto troppo male, poverino. Aspetta che ci riprovo, scusami. Ho mancato tanto la mira. Aspetta, piano. Piano, ci sei? C'è? Sì, c'è. Ok. Alla seconda è andata bene, meno male.
Ok, perfetto. E vediamo di sparargli. Ah, ok, bene. Lui se la prende con me, mi sa che lui se la prende con me. No, non se la prende con me. Girano sempre in tondo. Ah, ok, vabbè, deve essere un loro giochino così tra lupacchiotti. Girano intorno alla gabbia, io li becco ogni volta che mi passano davanti a questa finestrella. Perfetto. Lupacchiotto mio però, Cribbio, quando ci vuoi svenire un secondo... No, continuano a girare, niente. Loro girano in tondo, si divertono così. Cucciolo, che malino che ha fatto l'ultimo, vero? Dov'è la porta? Aspetta, no, no, aspetta, vedi, vedi, dov'è la porta, dov'è la porta, dov'è la porta? Eccola, ok. Yuppie, abbiamo anche il nostro maschietto. Che bello, non vedo l'ora di fargli fare tanti, tanti piccoli cuccioli, piccoli lupacchiotti. Oh, che meraviglia, che meraviglia. Bene, bene, andiamo a prendere anche per il nostro amico qua un pochino di Primate. Ma sì, che bello, come siamo contenti. No, vabbè, no, vabbè, questa gabbia è bellissima, è bellissima. Sono troppo contenterrima. Mammut, dove state, mo? Erano tutti... aspetta, cosa vedo? Cosa... tu cosa sei? Ma ciao! Una femmina di pantera... No, 77 mia, pugiola! Ma ciao! No, oddio, speriamo che non mi attacchi... Sì, sì, lo so, mi sta un po' facendo sclerare questa gabbia. È così facile e divertente addomesticare che... Aia! Per Joe è un po' meno divertente, però mi sta dando un po' la follia. Speriamo che non mi attacchi il lupo. Speriamo che non mi attacchi il lupo. Mi è venuto il dubbio solo ora. Porca miseria. No, aspetta, 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 aspetta. Non sembra. No, ce l'ha con me. Perfetto. Ce l'ha con me. Benissimo. Vai, vai, vai. Ok. Per un attimo ho temuto che mi attaccasse il mio lupacchiotto svenuto, poverino. Va bene, andiamo avanti così. Noi la prendiamo. È sul culetto, ovviamente doveva girarsi. Perché tutti sul culetto li becchiamo noi. Signora, però spostare un attimo ferma, signora. No, lei continua ad andare. Oh, oh, svenuta, svenuta. Bene, bene, ottimo, ottimo. Ok, adesso sì che siamo contenti. Siamo ancora più contenti. No, mamma mia, non stava ferma un attimo. Andava da una parte all'altra in continuazione. Allora, prendiamoci un po' di narcotici. Facciamo, ecco, li dividiamo a metà. Così ognuno c'ha il suo e non litighiamo. Sì, vabbè, c'è anche la tigre. Anche la, sì, la tigre c'ha il torpore abbastanza alto. Diamo un po' di narcotici anche al lupacchiotto. E partiamo a caccia di Primate. A caccia di Primate per le nostre bestie. Mammut, non lamentarti e vacci giù. Mammut, non lamentarti. Oh, grazie. Bene. E un altro po' di Primate. Non tanta, però ce n'è data solo 7. Uffa. Dammi tutta la Primate, piccola Joe. Ok, perfetto. No, vabbè, ma che bello. Ma quanto mi sta piacendo la montagna innevata? No, per ora, a parte quando ci stavamo morendo di freddo lo scorso episodio, però a parte quello, cioè, sta andando tutto con una figata. Cioè, ma dai, cioè, ci facciamo un branco di lupi in 0 secondi qua. Ah, che bello, che bello, che goduria. Vai, pantera... No, tigrotto, continua a chiamarla pantera perché sembra una pantera, porca miseria, ma è una tigre, è una tigre. Prenditi tutta la Primate e addomesticati in fretta. Ma buongiorno mondo, il nostro branco è praticamente pronto. Ecco, ma perché devi cagare adesso? Volevo fare la scena carina per presentarvi, ragazzi. Comunque, come vedete, abbiamo i nostri due lupi. Il nostro Sir Romeo là dietro che sta dormendo ancora, dorme. Volevo fare la scena figa anche con lui, ma niente, lui dorme. E abbiamo anche la nostra nuova tigre, bellissima, meravigliosa, fantastica. No, ragazzi, che branco, ragazzi, che branco. E va bene, allora anche per oggi il nostro sporco lavoro l'abbiamo fatto e è andata tanto bene, ragazzi, è andata tanto bene, cioè siamo più felici che mai, più felici che mai. Però direi che per quest'oggi possiamo finirla anche qui e poi magari, guarda che bello il lupo, e poi magari nei prossimi episodi vedremo di catturare altre bestie della montagna. Quindi ragazzi, io vi mando un bel bacione e un grosso abbraccio, vi invito a mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, a farmi sapere cosa ne pensate nei commenti e noi ci rivediamo al prossimo episodio. Bacio e abbraccio a tutti, ciao ciao!